Auto d'epoca, qualcosa di più di un semplice mezzo meccanico, diremmo oggetti affettivi anche romantici. Questi mezzi, che hanno scritto la storia del nostro paese e non solo, sono tornati in strada per il raduno organizzato da CNA, un evento ormai consueto con scopo solidale. Sì, è molto importante da un punto di vista sociale, ma anche da un punto di vista turistico per la nostra città e per la nostra provincia, perché abbiamo veramente tanti appassionati, 250 iscritti, 400 amatori che girano e veramente promuoviamo bene anche tutto il nostro territorio. Una considerazione, siete tornati con questa iniziativa ai livelli pre-pandemia? Ma direi assolutamente di sì, ripeto, abbiamo 250 iscritti e oltre 400 appassionati che seguono questa manifestazione. Rombi dei motori, clacson che riportano indietro nel tempo e fanno sorridere ripensando agli anni che furono. Speriamo di poter fare un po' di beneficenza, che è lo scopo principale. Quest'anno ce n'è, come tutti gli anni, bisogno, soprattutto per la Romagna e per qualcos'altro che individueremo in base al risultato economico dell'iniziativa. I pensionati di CNA si sono impegnati per organizzare appunto questo, e anche stamattina giù ai banchi per le iscrizioni, e siamo ancora attivi.